La Cavese riesce a impattare sul difficile campo del Rende e inaugura il nuovo anno con un risultato positivo che le permette di assestarsi in piena zona playoff, dove sin dall'inizio di stagione staziona. Al Marco Lorenzon avrebbe persino potuto alla distanza avere la meglio in virtù della superiorità numerica in campo per l'espulsione subita dai locali con Musacco, mandato anzitempo negli spogliatoi al 25esimo della ripresa, ma una certa imprecisione nei tiri verso la porta difesa da De Brasi ha pesato alla fine. Ma il bicchiere è sempre mezzo pieno, il cammino Aquilotto continua ad essere in questa stagione più che positivo. Chietti in tribuna per squalifica, il secondo centrofanti in panchina, hanno potuto aprire bene dunque il girone di ritorno. Ma veniamo alla cronaca. Nel primo tempo si approccia bene alla gara la Cavese, che va per prima al tiro con Raffone intorno al quarto minuto di gioco, ma l'estremo difensore locale blocca la conclusione del centrocampista metelliano. Al decimo risponde il Rende con Iannelli, che mette di poco fuori la sfera. Qualche minuto dopo, al dodicesimo, è De Luca ad esaltarsi e a negare a Pignatta la gioia del gol, ma nulla può al diciassettesimo, quando il Rende passa in vantaggio con Iannelli, che in contropiede trafigge il portiere metelliano con un preciso diagonale. Al ventiseiesimo, Capitan De Rosa mette i brividi alla retroguardia calabrese, che sventa la minaccia sulla linea di porta, poi è Raffone a sprecare. È in preca ancora di più proprio allo scadere Gerlando Contino, che esalta questa volta De Brasi, che neutralizza in angolo il tiro. La Cavese vuole evitare di uscire sconfitta da Lorenzone e a testa bassa riparte nella ripresa da dove aveva terminato il primo tempo, cioè in attacco, ma si scopre al contropiede ospite. Gli Aquilotti, orfani di De Rosa, uscito dal campo per un infortunio muscolare alla fine del primo tempo, trovano il pareggio al 66esimo con l'ottimo Pisani. Poi l'espulsione di Musacco, che pare poter spingere la Cavese verso la vittoria, ma è imprecisa in più di un'occasione, ultima delle quali sui piedi di Luigi Palumbo al 42esimo, liberata in extremis dalla difesa locale. Il triplice fischio permette ai metelliani di confermarsi quarta forza del campionato e domenica a Lamberti ospiterà i siciliani del Due Torri.